allora buongiorno ragazzi eccoci qua di nuovo oggi è il 3 di agosto stiamo preparando le famiglie per i trattamenti abbiamo alcune famiglie in blocco eh, alcune giovani nuclei eh, arnie su 6 che non abbiamo bloccato arniette famiglie su 6 che non abbiamo bloccato andremo a fare un combinato eh, per ora inseriremo eh, solo le, le strisce. Noi adoperiamo per il combinato, adoperiamo queste strisce. Le apivar con Anitix e la inseriremo nelle, nei nuclei, ne, cioè i nuclei, nuclei che sono andati in produzione quest'anno. Comunque sono le nuove regine che abbiamo creato qua. Andremo a inserire queste strisce. Valuteremo. Eh, il numero dei telaini se le api stanno intorno ai 5 telaini ne inseriremo una sola anche perché poi faremo eh, la prossima settimana lo sblocco delle altre delle altre le altre casse le altre regine faremo un gocciolato totale nel, nel frattempo anticipiamo ad inserire le strisce perché non vogliamo che comunque sia Arrivino ad un punto tale di infestazione elevata, già comunque abbiamo notato che non facciamo nomadismo. Abbiamo notato che le famiglie che sono state spostate hanno un'alta infestazione di Varroa, per cui quelle sono state tutte bloccate. E le sbloccheremo il 10-10 andremo a sbloccare. Nel frattempo inserirò queste strisce solo ed esclusivamente nelle famigliole piccole. Noi come facciamo? Eh, adesso vabbè eh, inserire, non vi faccio vedere perché altrimenti eh, è troppo, andrà, insomma, vi, vi trattengo troppo e eh, il video andrà troppo lungo. Noi inseriremo al centro della covata la striscia, la manterremo. Adesso non l'ho ancora tagliato perché ho le, le tenaglie dall'altro lato, le pinze. Inseriremo un fin di ferrino così, o se avete un bastoncino, uno stecchino va bene uguale, tra i telai, così posizionati in questa maniera telaio centrale, telaio centrale, e la inseriremo così, spostata di all'incirca 5 cm verso il centro, dalla parte dell'ingresso, verso il centro più o meno 5 cm, e le lasceremo stare andremo a gocciolare dopo una settimana, il 10, praticamente goccioleremo con acido salico, le strisce rimarranno per un periodo prolungato, mentre nelle, nelle famiglie in blocco faremo solo ed esclusivamente il gocciolare, poi ne riparleremo ad, eh, ad ottobre, prima di, di spostarle definitivamente in basso, daremo un'altra controllata. Per valutare lo stato di reinfestazione anche perché, qua intorno abbiamo molti apiari e purtroppo non tutti sono così disponibili ai trattamenti. <ride> purtroppo è così. Allora, nel, con l'occasione, eh, vi volevo fare vedere il, il nuovo arrivo. Allora, abbiamo acquistato un'altra tuta nuova della Marzia. Come potete vedere, non è questa, ma l'abbiamo là in magazzino perché mm. questa qua adesso la porteremo a lavare e ne abbiamo un'altra e con l'occasione abbiamo acquistato anche i guanti ventilati come potete vedere sono ottimi guanti eh, di una fattura indiscutibile sono dal lato eh, superiore totalmente ventilati mentre dalla parte inferiore sono in pelle pelle morbida eh, adesso facciamo una prova indossiamo anche sopra i guanti questi qua in crile eccoli qua come potete vedere il guanto arriva fino a, al gomito praticamente ci copre totalmente il braccio tutta ventilata sotto della marzia tre strati guanti ventilati marzia tre, sta, tre strati qua abbiamo il logo e qua abbiamo i guanti eh, la pelle molto morbidi come potete vedere io vi consiglio di acquistare a, sul loro sito perché eh, prima la gentilezza la disponibilità dell'azienda sono in qualsiasi momento tramite il canale instagram tramite la chat del loro sito eh, tramite facebook la messaggeria di la messaggistica di facebook è sempre disponibile qualsiasi consiglio qualsiasi cosa qualsiasi dubbio avete loro ci sono sempre controllate sempre il sito perché c'è la possibilità di ottenere dei validi sconti noi abbiamo avuto alcune volte dei, dei, degli sconti importanti per cui perché no perché acquistare in giro dove non si sa cosa acquistare quando si può acquistare dove si ha la certezza di avere un prodotto che testato io questa qua c'è un anno e più è integra e vado nel bosco, vado a recuperare gli sciami la tuta è al 99% integra il resto sta alla causa mia no? magari qualche piccola foratura o okay, che magari in basso ma è ovvio però io ve lo consiglio Marzia, voi andate sul sito, lo cercate e, e vedrete la loro disponibilità. Vedrete anche che ci sarà la possibilità di ottenere degli sconti. Contattateli. Io vado avanti. Vi auguro un buon proseguimento, una buona apicoltura a tutti. Mi raccomando, mettete un like al video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Condividete, condividete, condividete. Stiamo adottando le arnie e questo è fondamentale, l'importanza della condivisione del canale, perché adottare le arnie non è per un fattore economico assolutamente, ma è un fattore importantissimo di far avvicinare la gente alle api. Questo qua, noi faremo adozioni e visite guidate sulla loro arnia. Questo a parere nostro è una bella storia. Buona giornata a tutti, a presto e alla prossima. Ciao!